Ha fatto tappa in Valtellina a Morbegno Oleg Karitonov, motociclista di 45 anni russo, impegnato con la sua due ruote, una enduro rafforzata da strada, nel giro del mondo. La partenza è il 20 agosto del 2014 per questa avventura che gli ha permesso di vivere anche umanamente un'esperienza unica. All'appello mancano ancora 80.000 chilometri alla conquista d'Europa, Africa e America del Sud. In Valtellina ha trovato molti amici grazie alle due splendide giornate organizzate dalla dinamica Antonella Malgesini e dalla sua famiglia, con il coinvolgimento di motociclisti del club Rezzi, Sondrio e Como. Un'accoglienza per Oleg indimenticabile. È proprio il mio carattere un po' avventuroso. Dopo, arrivando a una certa età, ho pensato che devo fare qualcosa nella mia vita di diverso, di grande, anche per dare esempio ai miei figli e anche all'altra gente che una persona che vuole fare qualcosa nella vita, anche se è una persona comune come io e te, riesce a fare. Dopo quasi 68.000 chilometri il tuo viaggio tocca la Valtellina, in particolare Morbegno, perché? No, il mio viaggio è sostenuto dai miei amici, senza di loro non ce l'avrei mai fatto. E fra questi amici molto importanti per me ci sono le persone che abitano proprio qui in Valtellina. Per ogni persona che viaggia, e figuriamoci viaggia in moto, è molto importante le cose che porta con sé. Come io la mia casa ho sulle due ruote, non posso portare tanto, ho scelto le cose per me molto comode, confortevoli. Adesso che sono venuto qua devo un po' sistemare ancora e aggiornare il mio equipaggiamento, il mio abbigliamento. Umanamente, fino ad oggi, cosa ti ha dato questa avventura? Prima di partire io non è che mi fidavo più di tanto della gente, però adesso che sono da più di un anno e mezzo sono in viaggio, adesso io capisco che la gente è molto e sono migliori di quello che ho pensato. Ho incontrato talmente tanta gente bellissima che è pronta ad aiutare che ho cambiato idea completamente. Il suo giudizio rispetto all'accoglienza che ha trovato in Valtellina? La gente della Valtellina sono molto accogliente, qui ho trovato veri amici.